vero, mamma. Fidaci, lascio io. Amore! Questo l'ha mai tanti. Aspetta che all'uscire l'ha mai tanto la che. Chiamalo, ti vedo troppo preoccupata, chiamalo. Sei sicura? Sì, chiamalo. E vabbè, me lo chiamo. Pronto? Sì, ho trovato questo numero nel cellulare del mio ragazzo prima che sparisse. Sono abbastanza preoccupata, sono 2 mesi che non lo sento. Vabbè. Allora ti aspetto. Ciao. Sì. Sono 2 mesi che non vengo l'amore di me. O ci vedete, cosa sta? Mi sa che c'è partito. Quindi da sapere, che sei sempre con buio. Non posso impegnare io, posso fare io la ciacca. Sicuro? Non so. Io qua. Vabbè. Andiamo. Vabbè, buco nell'acqua, dai. Andiamo. Lo prendo. Lettore. Che è successo? Aspetta, no. Aspetta. Ok, questa ci dirà. Ma... l'ho visto. Mi ha mandato un telefono. Che era così brutta sotto ci sta delle mani. No, non diceva così. No, ma...
telefono e ti dà tutto, c'è tutto a posto. Ma subito là, sto con i posti blocco per tutto qua. Però guardi che non è più qua, tutto a posto. Ma tu la fai che lo dici? Voglio non mi caricò! Oggi non potremmo caricare, quando è di mano se ne parla? Voglio quattro! Soldi. Ma che cazzo te ne fai dei soldi se poi vai in galera? Ma ti vuoi rovinare la vita? O la rovino o la miglioro. Tu che ne dici? Che fa schifo. Come Tony? Eh sì, vieni con i colleghi al bar a Mitri. Vi aspetto qui. Sì, voglio parlare una cosa importante. Ok? Fate bene. A dopo. Ciao, ciao. Io ho chiamato per una cosa molto importante. Questo che stavo sentendo importante. A me vi servite un infiltrato nel clan Barretta. Prendete il caffè. Tony, tu te la sentiresti? No, ispettore, io sono un bambino piccolo e sinceramente non me la sento. Beh, ispettore, come ben sai, io sto studiando per diventare appunto ispettore e mi potrebbe portare via molto tempo e gli esami sono anche a breve. Ispettore, quello che ha detto, a me già mi conosco, anche a resti. A Torino ha fatto solo arresti, non ha mai fatto l'infiltrato. Ci proverò. Io non ce la faccio più a vivere questa vita con lui. Perché non lo lasci? Ti trovi anche tu. Ma no, mamma, ma ti pare? Lo sai che non farei mai una cosa del genere? È morta la mia migliore amica per questo, non mi permetterei mai. Amore, non piangere. Ciao, suono.